Perché non ce l'ho? Ok, siamo Antonio. live, siamo live. E allora, intanto un benvenuto a Marco, Gianluca, Amin, Matteo e Michela. Ciao. Iniziamo per presentare Marco Pindinello. A te la parola, Marco. Allora, buonasera a tutti. Mi chiamo Marco Pindinello, come ha appena detto Antonio. Ci siamo? Sì, vai, vai, Marco. Ok. Riverbero. Okay. Mi chiamo Marco Pindinello, come ha appena detto Antonio. Sono un coordinatore di sala in un call center. Nello specifico, coordino quelle che sono le risorse, sia sulla sede nella quale lavoro io, sia su altre sedi che sono in Italia. Io lavoro dal 2014 in questa azienda e ricopro questa mansione da circa 3 anni. Di conseguenza ho a che fare con migliaia di persone circa tutto il giorno distribuite su diversi turni. Quindi in questo modo ottimizziamo le risorse appunto in modo tale da non avere degli sprechi, tra virgolette. L'Easy Business 24 ci sto da luglio di quest'anno e quello che mi ha spinto ad entrarci è stato il progetto, il fatto di essere liberi nelle scelte, nelle decisioni, in quelle che possono essere le strategie. E soprattutto il fatto di non avere limiti, perché si può lavorare tranquillamente ovunque si voglia, con quello che abbiamo tutti a portata di mano, che è il cellulare, ad esempio, e soprattutto con qualsiasi parte del mondo. Quindi i limiti che si possono avere in questa attività sono solamente nella mente di chi entra, secondo me, o di chi si approccia. Quindi è stato questo quello che mi ha affascinato del progetto di questa attività, e che giorno dopo giorno poi ho scoperto essere sempre più bella, perché si scoprono cose che abbiamo a portata di mano, ma che in realtà non sappiamo sfruttare, dalle quali possiamo comunque ricavarne molto di più di quello che quotidianamente siamo. Diamo la parola a questo punto a Gianluca. Si è andato benissimo, Marco. Allora, salve, io sono Gianluca, cognome, come sapete, sono dal Cagliari, in Sardegna, ho 50 anni e ovviamente lavoro da parecchi anni, lavoro in tutti i settori. Ho lavorato come elettricista, muratore, ho fatto un po' di tutto, principalmente in nero. Poi ho avuto la fortuna, diciamo, di essere assunto nel 2010 e essere licenziato. Il tempo indeterminato, quindi si è trovato praticamente a un'età già adulta, mi sono dato all'agente di commercio, anche lì spese e tutto quanto. Sono qui su Easy 24 per il fatto che non c'è un limite, cioè si può scegliere ogni tipo di ora, cioè, che ora vuoi lavorare, non tempo. Devi solo darti un prefissati degli obiettivi, quelli che mi sono prefissati io, quelli di andare avanti finché posso. Se posso, poter volere, quindi sarà fine eterno.
Adesso sono solo all'inizio, sono entrato a settembre, ho già scalato un gradino, ne scalerò ancora sicuramente, piano piano. La pazienza si ottiene tutto. Perfetto Gianluca, ottimo. Amin, a te adesso. Buonasera a tutti, mi chiamo Amin Abulmakail, ho 23 anni e per chi non mi conoscesse, nella vita faccio il soccorritore. Mi sono imbattuto a Easy Business 24 grazie ad Antonio, dopo una lunga ricerca si è imbattuto in tante truffe, tanti problemi, per fortuna mi sono imbattuto in Easy Business 24 grazie ad Antonio e stasera voglio spiegare cosa sono queste truffe in cui mi sono imbattuto, che tutti, più o meno chi si avvicina al mondo dell'online, prima o poi ci casca. E volevo partire dall'inizio di tutto questo, che è nato in America attraverso le catene di Sant'Antonio, che sono ancora oggi esistenti, e molta gente viene truffata attraverso questo sistema. Le catene di Sant'Antonio, anche facendo una ricerca su internet, è spiegato che è un sistema per propagare un messaggio inducendo il destinatario a produrre molteplici copie da spedire a propria volta ad altri destinatari. Al giorno d'oggi è un sistema che viene utilizzato per far cascare le persone attraverso un link in abbonamenti e truffe e in cui la gente perde soldi. Dalle catene di Sant'Antonio sono nate molte altre truffe. Gli schema Ponzi, li conosciamo tutti, gli schema Ponzi è un modello economico di vendita in cui la gente inserisce soldi, ma non c'è niente, non c'è un prodotto, non c'è un investimento, non c'è niente, è una truffa a tutti gli effetti, perché la gente mette i soldi, ma non, cioè il sistema non crea ricchezza che può far sì che questo sistema duri, e quindi quelli che ci guadagneranno sopra saranno solo stanno in cima, e quelli che sono sotto non guadagneranno nulla, anzi perderanno solo soldi. Di solito gli schema Ponzi come obiettivo hanno le persone che non sanno nulla di internet, quindi i neofiti del mondo dell'online, e questo è il sistema truffaldino in cui gran parte delle persone su internet cascano e ci perdono soldi. E poi c'è un sistema che non è truffaldino, però è un sistema che tutti quelli che circolano su internet a cercare qualcosa di serio trovano in network marketing, in multi-level marketing, che non è altro che un sistema, un'azienda, qualcosa che ha un prodotto e cerca delle persone per promuovere attraverso il passaparola un prodotto. Aziende, alla fine dei conti, tu per vendere questo prodotto devi andare da amici, parenti, quindi fare anche un po' il porta a porta. E è un sistema che bisogna, per andare avanti, per vivere attraverso questo sistema, bisogna avere delle capacità di vendite molto elevate. Gran parte di queste aziende non ti danno strumenti, non ti danno nulla, sei lasciato a te stesso, c'è il consumo, quindi devi acquistare un prodotto, alla fine della fiera tu anche qui metti soldi, non hai capacità per venderle, quindi alla fine quei prodotti ti restano lì e non c'è guadagnato nulla. Tutto questo discorso è per spiegare perché diciamo sempre che Easy Business non è niente di tutto ciò, per il semplice motivo perché Easy Business 24 ha dei prodotti. Easy Business 24 ti dà degli strumenti per avere dei contatti. Gli altri strumenti, tutte queste cose non te le danno, network marketing non te le dà. Quindi voglio spiegare che la differenza più grande è proprio questa, ossia degli strumenti, delle persone che ti seguono dentro, ti insegnano, ti danno una mano, e non sei mai lasciato solo. Se chiedi qualcosa, te la dicono, se chiedo qualcosa ad Antonio, se chiedo qualcosa a Matteo, mi rispondono sempre. Quindi la differenza più grande
grande è proprio la presenza, quindi non siamo lasciato solo, gli strumenti funzionano perfettamente e su internet al giorno d'oggi è una cosa letteralmente importantissima per poter riuscire veramente a vivere di questi strumenti, perché c'è gente che vive solo grazie ad attività, solo grazie a Easy Business 24. E questo era il mio discorso di stasera, ossia quando vedete caratteristiche come queste in un sistema, state attenti a non cascarci. E questa è la differenza più grande che volevo spiegare, perché Easy Business 24 è una grande opportunità di un treno che passa una volta nella vita. Grazie a Perfetto. tutti. Allora, io volevo aggiungere qualcosa sul discorso di Amino, onestamente. Andiamo a specificare. Effettivamente il network marketing serio è fatto in un certo modo. Poi ci sono pseudo network marketing che Sì, sono fatti in modo, basati su diciamo così. schema Ponzi. Esatto. Anche perché il problema è che ci sono network in cui tu inserisci le persone all'interno di quei business e in realtà poi li lasciano stare, cioè tanto dice chi se ne frega, tanto ormai è entrato, fine della Esatto. storia. Ci ho guadagnato e non me ne frega più niente. Noi invece il nostro compito è quello in realtà di seguire quella persona, di formarla e informarla e soprattutto abbiamo sì tutti quegli strumenti. Sappiamo anche che gli strumenti, se non ci impegniamo un pochettino, non ci fanno andare lontano, perché sì. Faranno Vero. l'80-90% del lavoro, ma il 10% di quel lavoro Ci ce lo dobbiamo facciamo mettere noi. noi. È normale questo qui. Però il Esatto. nostro è sicuramente un ottimo sistema, un ottimo network, e si può partire veramente con poco. Questo qui era per un attimino collegarmi al tuo discorso di Sì. network e non network. Queste cose sono cose che rendono unici. Esatto. Poi per collegarci un attimino adesso con il discorso di Matteo, poi abbiamo il grande nemico che è la negatività delle persone che ci stanno accanto in realtà. E Certo. per questo vai Matteo. Ok, buonasera a tutti, io sono Matteo Daffatti. Allora, ricollegandomi al discorso che ha fatto Amin dei multilevel marketing, no? Le dinamiche che si vanno a creare, poi quali sono? Non sei seguito, quindi fai fatica a recuperare contatti, cioè a fare le vendite, perché comunque non hai le competenze magari per fare le vendite, fare il venditore. Di conseguenza, cosa succede? Le prime persone che vai a cercare, a cui proporre i prodotti, sono familiari, amici, conoscenti, e fai tabula rasa tutto intorno a te di tutti gli amici che hai, e questa è una cosa molto triste, perché finisce che le persone appena ti vedono scappano. Quindi, riattaccandomi a questo discorso, cosa succede? In giro c'è un tanto scetticismo legato a questo tipo di lavoro, perché molte persone non lo conoscono personalmente, per dinamiche magari che si sono andate a creare, parenti che hanno proposto prodotti che poi non sono andati bene, cose di questo tipo. Quindi di base c'è uno scetticismo notevole a riguardo di network marketing o comunque anche lavoro digitale, semplicemente per il fatto che tante persone non conoscono effettivamente queste opportunità di lavoro. Ok? Quindi se, come ha detto Amin, si sanno determinate cose, e sai che lì non ci devi andare perché finisce che perdi i soldi. Però ci sono anche le possibilità in cui i soldi li puoi fare, puoi avere il tuo lavoro digitale, ok? Quindi, se una persona ha le competenze per capire che qui si può ottenere realmente qualcosa, può continuare ad andare avanti e credere in quello che fa. Ovviamente le persone che ha intorno non la penseranno come lui, per il semplice fatto che non sono entrate dentro a guardare nel dettaglio di che cosa si tratta questo business, le opportunità che offre e tutto quanto. Bisogna prendere coscienza realmente dell'opportunità che si ha tra le mani. Quindi c'è il rischio che tante persone, compresi i familiari, visto che l'ultima volta in una formazione ci siamo confrontati tra soci, e è venuta fuori questa dinamica che tanti in famiglia hanno: chi i genitori, chi la moglie, insomma, chi l'amico che rema contro questa voglia di provare un attimo a staccarsi dal lavoro classico e iniziare a lavorare online.
Quindi da una parte è un po' scomodo per il semplice fatto che se una persona mette parecchie energie in questo lavoro, innanzitutto perché magari ha appena iniziato, quindi deve imparare, studiare, darsi da fare. Se dall'altra parte c'è una persona che, o più persone che ti remano contro, ti succhiano le energie. Quindi tu, oltre che dover star lì ed impegnarti a fare la tua attività, devi anche lottare contro queste persone per riuscire a convincerle, perché fondamentalmente di questo si tratta, se le hai in casa, che quello che stai facendo ha un senso e che tu hai degli obiettivi e che tu li vuoi raggiungere, capito? Quindi è una situazione abbastanza scomoda. Il mio consiglio è fregarsene e continuare per la propria strada. Se queste persone non sono in grado di capirlo, è un problema loro. Io, sinceramente, me ne frego e continuo per la mia strada perché so dove voglio arrivare. Quindi, quando poi sarò arrivato, lo vedranno anche loro. E allora, insomma, quello che dovevo fare l'ho fatto. Ecco, questo era il discorso che volevo fare io. Una cosa, Matteo, una piccola precisazione. Tu poco fa hai detto se hanno le competenze, però andiamo a spiegare che effettivamente anche uno senza competenze, in realtà, che non ha mai neanche usato Facebook, sì, si trova nella situazione che gli si insegna un po' tutto. Certo, certo. Se trova le persone giuste, però. In questo business, secondo me, ci sono. Ah beh, sì, in questo business, sì. Però, come diceva Amin, capito. Possiamo affermare la cosa un attimino, che ci sono. Certo. Marco, tu volevi aggiungere qualcosa? Appunto, legarmi a questo che hai appena detto, Antonio. La diretta che stiamo facendo in questo momento, credo che sia l'emblema di quello che ha detto Matteo, ma anche di quello che ha detto Amin. Perché non abbiamo niente da nascondere, nel senso, diciamo le cose così come stanno per quello che è realmente. E soprattutto, adesso siamo in 6, ognuno fa un'esperienza diversa, viene da posti diversi, non ci siamo mai visti di persona, però in realtà è il business, è la proiezione di quello che si vuole fare, che magari ci accomuna e ci lega da questo punto di vista. E il fatto della diretta proprio palesa che comunque chiunque lo può fare, chiunque può andare in diretta su Facebook a parlare di questa attività, quindi non c'è niente da nascondere e soprattutto la strafottentide serve, come diceva Matteo, ad andare avanti, perché comunque è la novità, quando c'è qualcosa di nuovo, disconosciuto, meglio dire, più che nuovo, è normale che si crea molto scetticismo intorno, gente dubita, l'inconscio, l'oscurità che fa paura, quando la gente non conosce. Infatti la prima grossa differenza è proprio questo. Abbiamo Sicilia, Veneto, Toscana, Sardegna, Campania, Puglia, 6 diverse regioni. Eppure siamo tutti collegati contemporaneamente e stiamo comunicando. Il bello è anche questo. Alla fine, chi ancora non ha capito che internet, non oggi, ma 10 anni fa, era già il futuro, tutta questa gente ignorante, perché dire ignorante alla persona non è offensivo, l'ignora. Si dice ignorante quando ignori un qualche cosa in realtà, cioè non è offensivo, però è la verità, ragazzi, questo è il futuro. E se 10 anni fa era già il futuro, pensate fra 10 anni come siamo messi. Cioè sono finiti quella tipologia di lavoro in cui no, vado in azienda, mi alzo la mattina, vado in azienda. No, qua puoi farlo direttamente come lo stiamo facendo in questo momento noi, dove ci stiamo scambiando delle idee, ci stiamo confrontando, ognuno con la sua esperienza, ed è questo il bello. Poi sugli strumenti, ricollegandomi sia a Matteo che ad Amin anche, c'è da dire un'altra cosa. Tu, Matteo, da quando che ci conosciamo, in realtà ti sei un attimino dilettato a fare determinati video, cose che prima non avevi mai fatto. Tu, Marco, hai iniziato a fare, per quello che ho visto io, quel bel video che tu hai fatto di quei 2 minuti, 1 minuto e mezzo, quant'era,
e ti sta piacendo. Io non avevo mai fatto dirette, ad esempio, e mi piace fare dirette. Come vedete, andiamo a fare sempre un qualche cosa di nuovo poi. Cioè l'evoluzione inizia sempre, passo dopo passo. Cioè Matteo prende l'esperienza da un altro, io l'acquisisco da Marco, Marco l'acquisisce da Mine e viceversa. Questo è il bello di questo tipo di business. Abbiamo sì gli strumenti, ma poi siamo anche noi uno strumento in realtà. Il bello è quello. Beh, adesso certo. Do la parola a Michela e poi va Matteo. Vai Michela. Allora, buonasera a tutti, io sono Michela e la mia pagina è la DS Business Digital Online. Io voglio riallacciarmi un po' a quello che diceva Matteo, ma che forse stiamo dicendo un po' tutti stasera. Parliamo appunto di, io li definisco quasi vampiri di energie positive. Non solo, quindi dobbiamo stare attenti a tutto ciò che ci circonda che può ostacolarci pur non conoscendo questo tipo di attività. Ma noi spesso nelle nostre presentazioni parliamo di gestione del tempo, quindi siamo liberi di gestire il nostro tempo, non abbiamo un capo, non dobbiamo sottostare a orari. Ma questo non significa assolutamente che possiamo fare le cose con leggerezza o non farle. Abbiamo un sistema alle spalle che lavora effettivamente per noi, ma questo non significa che noi dobbiamo stare decisamente con le mani in mano. La cosa secondo me importante è proprio stabilirsi durante la giornata degli orari ben precisi durante i quali fare determinate cose. Stabilirsi un programma settimanale di cura delle pagine, di quello che possono essere le attività di sponsorizzazione delle pagine, dei post, stabilire soprattutto che cosa si vuole raggiungere, anche che cosa si vuole trasmettere con i post. Ecco, tutto questo non può essere fatto alla carlona, deve essere qualcosa di studiato, di valutato, quindi il nostro apporto è molto importante. Tutto il sistema, tutto ciò che riguarda Easy Business 24 ci facilita moltissimo le cose e più andiamo avanti meglio saranno le cose, però ciò non toglie che il nostro lavoro alla base ci deve essere ed è questa la difficoltà che io spesso mi trovo a dover parlare con le persone, cioè si pensano le persone che fanno semplicemente una pagina, 3-4 post e beh, tutto va bene. No, questo non funziona così. Bisogna comunque acquisire credibilità agli occhi di delle persone che seguono la nostra fanpage. Dobbiamo dimostrare di essere competenti, credibili, di essere delle persone comunque che sanno il fatto loro. E tutto questo lo si fa gestendo il proprio tempo durante l'arco della giornata, che possono essere 2 ore, 3 ore, un pomeriggio intero, qualunque tempo si ha a disposizione da poter dedicare a questa età, a questa attività, bisogna comunque studiarselo bene, quindi mettersi a tavolino, progettare cosa si vuole trasmettere e soprattutto poi dopo azione. Una domanda rapida un po' a giro. Prima Marco, qual è il tuo obiettivo, Marco? Sicuramente la parola che ho usato nella presentazione è la libertà, quindi gestirsi a pieno, non essere vincolato a tutte quelle situazioni che può portarti la vita, che può essere situazione economica, lavorativa, locale, viaggiare, ne so, qualcosa del genere. Quindi, un'ulteriore domanda, Marco. Sì. Prima di questo business hai fatto altri network marketing, qualche altra cosa? Sì, qualcosa. Senza che facciamo nomi e cognomi, com'è andata? È andata che mi sono defilato, quindi in realtà ho acquisito tante nozioni, quello sì, e mi sono rimaste, però in realtà la struttura era un po' così, tant'è che poi si è smembrata, si è scorporata, una parte è andata avanti, grandi successi, devo dire la verità, e quindi mi sono rimaste le nozioni, ma in realtà quelle nozioni effettivamente le ho pagate a punto di vista di euro, lire, allora.
Gianluca, per te l'obiettivo? L'obiettivo è avere una tranquillità economica. Perfetto. Proprio tranquillo, gestirmi la mia, il mio tempo, come, quando, dove voglio. Perfetto. Amin, tuo obiettivo? Il mio obiettivo è voglio girarlo lungo e largo e comunque poter gestire il mio lavoro, comunque essendo giovane, tranquillamente con un dispositivo che sia un PC o uno smartphone, senza dover pensare al mese prossimo, senza dover pensare al mio futuro, girare il mondo tranquillamente e godermi la vita. Hai fatto qualche network marketing prima di questo? Assolutamente, purtroppo. Esperienza. Esperienza molto negativa. Ho già detto, abbandonate se stessi, quindi. Okay. Matteo, obiettivo e se hai fatto un network marketing prima di questo? Allora, sì, l'obiettivo mio è innanzitutto di potermi licenziare dal lavoro che ho, perché non mi dà molta soddisfazione, e imparare proprio a padroneggiare bene il lavoro online, tutte le strutture che ci sono dietro, riuscire a impararlo veramente bene e poter lavorare così in qualsiasi parte del mondo grazie ad internet. Ho fatto sì diversi network marketing, ne ho fatti un paio e uno l'ho abbandonato per il semplice fatto che dovevo fare porta a porta praticamente, o comunque recupero di contatti, e a me personalmente non piaceva. E l'altro invece l'ho abbandonato per il fatto che non c'erano degli strumenti validi per poterlo diffondere, e quindi ho deciso di lasciarlo lì. Michela, il tuo obiettivo e se hai fatto un network marketing prima di questo? Allora, il mio obiettivo è quello di crearmi una grande rete con la quale lavorare ovunque io sia. Penso che sia il sogno di tutti quanti ed è quello sul quale io sto lavorando. Può darsi che ci riuscirò subito, ci riuscirò un po' più in là, però questo è il mio obiettivo e vado avanti spedita su questo, verso questa meta. Per quanto riguarda network marketing, ho fatto un qualcosa di simile e questo è diverso, questo mi consente di stare a casa ed è tutto ciò che voglio, tutto ciò che in questo momento desidero. Ora sempre partiamo da Marco. E in questo business che tu stai facendo oggi, paragonandolo anche a ciò che hai fatto prima, sì, la differenza, ti nomino solo uno strumento in realtà, e quanto ti piace non andare a cercare nessuno in giro ed essere cercato? Allora, hai colpito il centro, semplicemente perché... Penso che questo sia il dilemma di tutti i network marketing. Ma per forza, perché comunque, anche rispetto, come hai detto tu, a quello che ho fatto in precedenza, è completamente diverso, risparmi tempo, risparmi risorse, risparmi energie, risparmi anche soldi, perché comunque andare in giro a cercare persone... Per forza di cose, anche il caffè, per dire caffè, e comunque che fanno, glielo offri, come lo contatti, minimo gli devi offrire il caffè, no? E quindi sicuramente è la svolta di questo genere di attività, di questo settore, questa attività, proprio per uno dei motivi è questo, ma anche gli strumenti stessi. Il bello comunque di non andare a cercare nessuno tra parenti e amici, è bellissimo. Ma normalmente sono i primi che si colpiscono e sono i primi che ti mandano a quel paese in realtà. L'esperienza passata mi ha portato anche a... Meno male ci siamo passati un po' tutti, sì, in realtà. E poi quello che diceva Matteo, quindi è proprio così. Ci va una selezione poi, quel frangente. Gente che non ti saluta, che cambia strada, amicizie saltate, parentele non ne sono più. Per te, però, Gianluca, invece, esatto, per te Gianluca invece, non andare a cercare nessuno in giro ed essere cercato, quanto ti piace in realtà?
Questa è una domanda che faccio in giro un po' a tutti e cinque. Logicamente, non essere, cioè, essere cercato non è cercare una grande cosa. Cerchi di la cosa che devi cercare è di accattivare la tua pagina. Quindi nel momento che riesci a destare interesse verso gli altri arrivano da soli. Bravissimo. E poi cosa succede? Che tu lì vedi le mail e li ricontatti. E decidi tu, la tua coscienza decide se è in grado o meno, o vuole seriamente intraprendere questo lavoro o meno. E questa è una cosa che bisogna decidere per fare le varie valutazioni. Anche quello è un tipo di lavoro che si fa. Io ho fatto anche io network marketing, ne ho fatto parecchi, molti mollati. Ho fatto un training online, ma fregato io sul tempo, cioè mollato prima che lui mi fregasse. Sì, praticamente io ho il training online è un pochettino una trappola mortale, come si può dire. Esatto. Perché praticamente, non so, per, non so gli altri, però praticamente tu versi una quota, loro ti fanno guadagnare, poi ti dicono, guarda, per guadagnare tanto devi mettere tot. Tu dici, vabbè, ne ho guadagnato tot. Vabbè, ci tento, ne guadagni, poi dopo un pochettino succede questo. Hosting non valido, cancellate la pagina, finiti fuori. Li conosciamo queste situazioni. Sì, lo so, certo che li conoscete. Ma io cosa ho fatto? Prima di me li ho fregati, gli ho tolto via i soldi. Ciao, arrivederci e grazie. Grande Gianluca. Sì. Poi ho trovato questo. Il problema è che forse non tutti non riescono, cioè noi... Io non escludo Matteo, che sicuramente l'avrà capito al volo, perché ho visto il video, l'avrà capito già al volo, ma forse non ho letto il tuo post, quello del moviling, che è veramente una cosa grande. Il moviling fatto sul cellulare è veramente allucinante, perché è un video di pochi secondi per farsi la pubblicità, sparso per tutto il mondo, in un cellulare che oramai... Anche i bambini di 2 anni ce l'hanno quasi. Esatto. No, non lo so, io... Il mobile ormai è il futuro, altri 2 giorni solo via mobile. Senza contare dell'e-commerce, io non so adesso quando entrerà veramente in vigore, però io, siccome ho lavorato con una persona che li costruiva questi e-commerce, e dava, quindi... cioè veramente io ho visto la potenza di questa e-commerce, ma io ci penso tutti i prodotti, forse non riesco a capire che avere tutti i prodotti prima di tutto è un costo, una pagina è un costo, una figura è un costo, una scritta è un costo, un numero è un costo, cioè io ho visto, le ho viste, cioè so cosa vuol dire, cioè veramente... Quindi la persona deve capire che cosa vuol dire fare un e-commerce e devono capire perché dentro gli strumenti che ci sono. Un e-commerce è uno strumento, ma lo strumento maggiore è quelli che ci danno, cioè hanno dato a me, hanno fatto capire a me all'inizio, con un kit iniziale, cioè un negozio, e come me, cioè come fare ad avere un negozio con 50, cioè adesso 45... quasi 50 euro, cioè veramente, veramente, scherziamo, cioè è incredibile. Infatti. Poi la cosa, un altro strumento che forse si è scordato, è l'upgrade. Il passaggio da un punto all'altro senza spendere tutta la cifra. Cioè, io l'ho fatto, passo il primo passaggio, farò anche il secondo così. Poi quando vedo i soldi, cioè io mi schizzo, divento, tanto è che sto cercando di formare quel moviling, però mi vengono le difficoltà per quanto riguarda le immagini in movimento, è un po' problematico, c'ho una linea che un pochettino va e viene. Poi ognuno decide di vivere la sua vita, io non obbligo nessuno di fare le cose. Perfetto, questo qui
Questo è l'importante, non tentare di convincere la gente, non tentare di obbligare nessuno, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Quando il treno è passato, ci ho perso il treno. Mi spiace per te. L'esperienza personale che ho fatto come agente, andavo nel negozio e no, non lo voglio arrivare, poi dopo due minuti mi richiamo, ma me lo rifo vedere, e glielo facevo vedere e lo acquistavo. Era così, cioè, si è spiegato bene, con tranquillità, facendo vedere senza enfasi, senza caricare le parole, ma o caricare le parole in modo giusto. Lo becchi, lo azzecchi, non parlare meno, bisogna meno parlare di soldi. Esatto, esatto. Questa è la cosa migliore. Poi la parola agli altri. Che... Passiamo adesso ad Amin. Amin, l'avevi detto? No, vai. No, non l'avevo. Vai. Beh, sicuramente. Vai, vai. Il bello della diretta. Sì, sicuramente essere cercati e non andare a cercare le persone è una cosa rivoluzionaria, perché andare a cercare le persone non è detto che tu trovi sempre una persona interessata, quindi comunque perdi tempo stanno a spiegare qua e là, invece qui ti arrivano le persone già interessate, sanno già più o meno... Il bello della diretta è questo. Sono fantastico. Mettiamo direttamente la pila. Vai, vai, scusatemi. Come stavo dicendo, è una cosa rivoluzionaria. Risparmi tempo, risparmi energie. Marco, energie, tempo, denaro. E anche come ha detto Gianluca, sei tu a decidere. È a dover, perché comunque è una responsabilità se questa persona è in grado o no, perché come ha sempre detto Antonio, non è un'opportunità per tutti, quindi bisogna vedere se questa persona veramente è in grado di iniziare in una come questa, quindi è una cosa veramente fantastico. Io dico grazie Easy Business 24. Matteo, gli strumenti. Quanto ti piace non cercare nessuno ed essere cercato? Mi piace tanto, è il motivo principale per cui io sono entrato in Easy Business 24. Sono proprio gli strumenti, perché ho detto, cioè, avevo provato a creare cose simili da solo con scarsi risultati, perché comunque qua si parla di pubblicità fondamentalmente, e le competenze io non è che le avevo, cioè, o quantomeno fino a un certo punto, quando invece c'è una struttura già creata ad hoc da dei professionisti e ci si può accedere e avere i contatti che arrivano in automatico, insomma è uno strumento veramente potente che semplifica all'inverosimile il lavoro, quindi io mi limito a dare le ultime informazioni che un contatto richiede, dopo che ha avuto praticamente un'infarinatura generale di quello che si tratta qui, Easy Business 24, quindi il lavoro è veramente semplificato al massimo. Quindi sì, ci piace tanto, mi piace. Michela l'aveva detto? Sì, io in effetti sono entrata in Easy Business 24 per questa facilità di avere i contatti, ma da che sono entrata adesso è tutto rivoluzionato, in meglio ovviamente, ed è ancora più facile. Quindi se ero contenta prima, immagino adesso. Adesso sono felice di tutto questo. A giro, partiamo sempre da Marco. Una tua considerazione personale. Volevo aggiungere a quello che stavamo dicendo mentre stavano parlando gli altri, non è neanche da sottovalutare la formazione che noi facciamo, è gratuita perché è gratuita, perché comunque anche non sapendo cosa fare, per chi non sa cosa fare, come muoversi con Facebook, con creare le pagine, le fanpage, gli
YouTube, tutti comunque i social che ci sono a disposizione, ormai lo siamo tutti. Già quella di base, tu hai una formazione, ti viene spiegato cosa fare, come farlo, poi sta a te farlo o non farlo. Quindi siamo noi stessi che possiamo fare la differenza in questa attività, sempre con la gestione del tempo. Uno dice ci voglio mettere un anno, l'altro può pensare ci metto un mese. Sta a noi, comunque gli strumenti vengono dati a tutti, sono chiari a tutti, e quindi la formazione già di base c'è. Poi siamo ormai quasi viziati dalla situazione che ci sono sempre delle novità, quasi un po' quando non ci sono novità ci preoccupiamo. Addirittura certe volte abbiamo degli strumenti ancora prima che il reparto marketing riesca a elaborarli, perché dice fermati Antonio, cioè si deve onestamente, e cercano loro di frenare un po' il tutto. L'altro giorno quando gli ho mandato quella sfilza di strumenti, mi ha detto qui due non ci bastiamo più, ci vuole altra gente, perché è normale. Però a me piace sempre trovare strumenti tecnologici più possibile avanzati, perché in quel caso è quello che ci aiuta. Se si parla di un'attività innovativa, quindi se si parla di internet, se si parla di marketing, se si parla proprio di libertà, perché è facile dire padrone del tuo tempo, padrone di te stesso, però se poi in realtà non hai gli strumenti che ti permettono di fare quello, predichi bene, non so di male, si dice. Allora, le tue considerazioni personali, Marco. Dunque, vediamo un po', in realtà potremmo fare una diretta di almeno 3 ore con le mie considerazioni, perché quando inizio a parlare lo sapete, un po' difficile, però no. Ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo, tutto sta nel darsi, nell'obiettivo finale, tutto sta nel darsi degli obiettivi un po' più vicini, magari un po' più raggiungibili, però forse sarò un po' ripetitivo, ma con quello che abbiamo a disposizione e con quello che è il sistema di questo lavoro si può raggiungere. Ma magari uno step per step, diciamo. Step a step, sì, esatto. Il segreto è darsi degli obiettivi raggiungibili e più vicini. Devo comprarmi domani mattina la Lamborghini, perché... Anche perché se poi non ci riesci, il morale se ne va a farfalle. Quindi bisogna essere realisti. Perfetto. I presupposti ci sono. Amin, considerazione personale. Volevo aggiungere la legge dell'80-20 che Easy Business 24 la applica in maniera veramente spaventosa, ossia... Come hai detto prima, Antonio, Easy Business con i suoi strumenti ti dà l'80% e il 20% lo devi mettere tu. Quindi il 20% sta a te. Ecco, e qui entriamo in gioco noi, che sta a noi quel 20% darci da fare. Quindi, come hai detto anche ora, se vuoi la Lamborghini domani, però se hai l'obiettivo e applichi il tuo 20%, non si sa mai. Voi sapete un'altra cosa, non so se a qualcuno di voi è arrivata una certa email tra ieri e stamattina, eppure è stata fatta una cosa che io non ho mai visto fare, eppure è stata fatta. Sappiamo che il 28 e 29 ottobre abbiamo l'evento a Roma, eppure ma forse glielo faccio dire a Matteo, che dalla faccia, dall'espressione lo vuole proprio dire. Vai Matteo, dillo, dai. Allora, a me è arrivata la mail. Nella mail c'era... All'interno dell'azienda, in realtà. Sì. Poi immagino tutti quelli che non ne fanno parte. Certo. Che hanno la possibilità di venire a un mega evento di formazione di 2 giorni, dove viene data formazione esclusiva, proprio tutta dedicata al lavoro online, comunque al marketing e a cose di questo tipo. Hanno la possibilità di accedere gratuitamente e dopo, se vogliono, possono entrare nel business a soli 47 euro. Quindi un'occasione veramente imperdibile
perché viene data l'opportunità a chiunque di partecipare a 2 giorni di formazione, cioè, e non è che stiamo parlando di cose così a caso, c'è Massimo Petrucci, Giuseppe Montoya, cioè personaggi insomma di un certo spessore in questo mondo digitale, quindi è un, insomma, una situazione parecchio interessante, parecchio. Ci sono aziende che una 2 giorni te la fanno pure pagare 1.000 euro. Sì, anche sì, di più. Ma io mi sono voluto tenere un attimino. Invece che cos'è che facciamo? Gli diamo l'informazione, la formazione, e poi a fine di tutto l'evento, beh, se vuoi entrare, puoi entrare. Se non vuoi entrare, non succede niente. Si è fatto 2 giorni di formazione gratuita. Questo è quello che facciamo noi. E questo è un servizio. La rivoluzione è proprio questa, secondo me. Eh? La rivoluzione è proprio questa, secondo me. Esatto. Vabbè. Cioè, questa qui è la cosa forse che non si vede tutti i giorni in giro. C'è un evento che ha 10 giorni è diventato gratis, cioè ti do la possibilità di venire lì. Poi se vuoi entrare, entri nel business. Se non vuoi entrare, non c'è problema. Noi non ti costringiamo. Capite che forza, ma io sono orgoglioso di dirlo, perché in realtà non ne conosco aziende che hanno fatto questo. Forse ai loro stessi affiliati, ai loro stessi soci indipendenti, ma io non ho mai visto aprire le porte a gente che non si trova all'interno del business. Dirgli, beh, ti do 2 giorni di formazione gratuita. E solo dopo che hai fatto i 2 giorni di formazione gratuita, se vuoi decidere proprio di entrare, puoi farlo. E guarda un pochettino, lo puoi fare con 47 euro. Cioè, manco ti obbligo. Io penso che è una chiamata all'azione unica, veramente. Sbaglio? No, ma è giusto. Ma avrebbero da dire, dove sta l'inganno, direbbero. Chiudo le porte. Quelli ci saranno sempre. No, spariamo le porte e via. Quelli che si chiederanno dove sta l'inganno sicuramente sono quelli che non siete predisposti per entrare, mi dispiace. Infatti. Andate a cercarvi qualcos'altro. Saranno gratuito, non ci da pagamento, crederanno. Invece. Saranno 2 giorni perché abbiamo, come diceva Matteo, José Montoya, Massimo Petrucci e Marco Quadretti, in realtà. Sono 3 figure che comunque di spessore. Chi li conosce sa di chi stiamo parlando, e c'è da dire che comunque sta il fatto che tu ti fai 2 giorni di formazione gratuita, quando finisce il tutto te ne puoi dire grazie ragazzi, è stato un piacere, bel evento, bella formazione, magari quello se n'è andato, cioè stava con un'altra società di network marketing e ha acquisito quella informazione, non succede niente. Noi siamo sicuri dei fatti nostri, il bello è questo. Noi siamo sicuri che siamo una struttura in cui ha degli strumenti che catturano un sacco di contatti, un sacco di lead. A dispetto di tutti questi grandi guru che ci sono in internet, noi a differenza facciamo i fatti, la differenza è questa. E fra le altre cose diamo molti strumenti che sono gratuiti in realtà. La maggior parte di questi strumenti sono gratuiti. Ti insegniamo, ti formiamo, più di questo che cosa vuoi? Il 10%. Amin diceva 80-20, io direi 85-5. Io non metterei in questi termini. Michela, dimmi. Come possiamo dire? La tua valutazione personale. Beh, diciamo, la mia valutazione in questo momento è proprio quello di utilizzare proprio la conoscenza di questo business, di questo discorso di Easy Business 24 attraverso l'evento del 28 e 29 ottobre. Veramente è molto importante esserci per i personaggi di spicco che ci saranno, ma è importante esserci per se stessi. Il momento fuori è quello che è.
E questa è una grande, grande opportunità per chi la sa cogliere, ovviamente. Ed è proprio il momento, visto tutti i vantaggi, tutte le possibilità, anche volendo, di ascoltare senza impegno, ma di ricevere formazione gratuita, è molto importante. Formarsi è sempre. Fa fare sempre un passo avanti, e Easy Business 24 più di un passo fa fare 10 passi alla volta in avanti, e quindi è il momento proprio di utilizzare quel fine settimana per se stessi. Lasciamo stare, in effetti, andare a uscire con gli amici o andare forse un'altra giornata al mare, non lo so, ma penso che sia più importante invece valutare ciò che può cambiare il nostro futuro. Quindi io aspetto tantissime persone, che spero ci saranno a Roma il 28 e il 29, perché è veramente, veramente importante. Una cosa prima di chiudere la diretta, un giro di vite, chi vuole aggiungere qualcosa si faccia avanti. Con chi iniziamo? Marco? Marco. No, vabbè, più che aggiungere, credo di essere stato pure abbastanza prolisso nel dire determinate cose. Questa, secondo me, è l'attività. Uso ti parafraso un po', Antonio: sei andato nel futuro e poi sei tornato nel 2017. Secondo me questa è l'attività, guarda troppo in avanti, tant'è che alcuni non ci arrivano, troppo avanti, tutti possono arrivare. Quindi fra 5 anni ci pensiamo un attimo, dici, tra 5 anni, noi siamo fra 15 anni poi avanti. Bravo, bravo. Scusa, adesso ti lasciamo indietro, chi vuole salire, sale, senza problemi, ed è pure agevolato nello stare su. Io, fatevi conto che c'era un malinterpretato l'email, mi scrive: basta con queste mail, già le buche mi è arrivato. Ho detto, gli si rispondo: se non vuoi più ricevere email, basta che clicchi cancellati, non c'è problema. E l'ho salutato: buona giornata. Mi risponde: no, è il contrario, sono interessato. Capito? Cioè, per me c'era uno che non voleva rottere scatole. Non c'è problema, non è che ci insisto. Cioè, io già l'avevo messo da parte, invece lui mi risponde: tutt'altro, mi interessa, voglio proprio approfondire. Ed è quello il bello. Quando succede che uno strumento diventa così, che a parte di impatto potente, ma poi capiscono che in realtà dietro quell'automatismo ci sono persone reali. In questo momento siamo noi sei. E quello l'altro aspetto. Cioè, cavolo, questi sono reali, non sono robot, non è una situazione di robot e basta. Sono persone vere. E questo con nome e cognome, tra l'altro. Quindi c'è. Infatti. Gianluca, che vuoi aggiungere qualcosa? L'unica cosa che posso aggiungere, oltre che per me partecipare a Roma per via del fatto che mi hanno bruciato la Ryanair, l'aereo. Sì, grande. L'ho sentita cosa, A Trapani hanno cancellato proprio tutta la tratta. Il problema che mi hanno comunicato oggi è da qui a oggi non riesco, cioè le costi sono altissimi. Tranquillo, vabbè. Faremo un evento nella tua zona poi. Ci sarò, cioè, faccio la capanna io là, questo è poco. La mia considerazione è questa: chi vuole iniziare deve cambiare rotta, praticamente deve cancellare tutte le cose negative. Le cancellate io e iniziare da zero. Abbiamo dei formatori, Loredana è veramente incredibile, anche se si dice che si legge, ma voglio vedere chiunque ricordarsi tutto quanto come lo dice e lei, cioè martedì, che ogni volta c'è una cosa diversa, cioè tutto diretta, ma
Bisogna avere, bisogna capire tutti i, diciamo, tutte le cose di questa, questa azienda, che adesso siamo ancora, diciamo, una fase di inizio, poi più là, ciao. Io sono già andato, non puoi, se tu vuoi seguirmi bene, se non mi vuoi seguire la porta è là, ciao, arrivederci. Così, questo qua, questo mi piace, così si fa. Beh, sì, così non devi importare degli altri, devi andare avanti. Poi se gli altri ti seguono, bene, non ti vogliono seguire, non devi... Se non mi vuoi non seguire, lascia la porta. Sì, sì, per la porta. Ognuno per la nostra strada, come si dice. Sì, 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 certo, io non obbligo nessuno. Perfetto. Amin, ultima considerazione, poi Matteo, e poi chiudiamo questa, questa bella diretta. Soprattutto per le due new entry, Marco e Gianluca, che era la loro prima diretta con noi. Io ormai mi sono, sono diventato naturale, ragazzi. Sì, sì, per noi la prima volta. Vai, Amin. Beh, Easy Business 24 rappresenta, significa innovare, passare dal 100% del lavoro a solo il 5%. Secondo me fa capire che veramente c'è un potenziale mostruoso, e come anche ha detto Gianluca, se vuoi bene, altrimenti la porta sai dov'è. Quindi chiedete informazioni, informatevi e fate una scelta. Il treno sta... Matteo. Ecco, esatto, attaccandomi a questi discorsi qui di chiusura di tutti gli altri, volevo proprio riuscire a far capire che se le persone avessero la visione che Antonio ha trasmesso a me di quello che può essere Easy Business 24 da qui ai prossimi mesi, anni, entrerebbero subito, ok? Perché Antonio è riuscito con i suoi discorsi a farmi capire che si può andare veramente lontani con questa opportunità. Quindi, come hanno detto loro, se volete maggiori informazioni e volete avere anche voi la visione che ho io e che abbiamo noi tutti di quello che sarà Easy Business 24 da qui ai prossimi mesi, chiedete informazioni, che tanto siamo tutti disponibili per potervele dare. Ecco, e con questo vi saluto. Perfetto, perciò così abbiamo allontanato la negatività. Chi è negativo, peggio per lui, non ce ne frega niente. E noi tiriamo dritti, perché alla fine bisogna essere positivi, ragazzi. Sì, fregare di chi in realtà cerca di buttarci giù. Alla fine questo qua. Io direi che come prima diretta per le due new entry è andata benissimo. Siamo vivi. Salutiamo tutti. E ringrazio voi che avete partecipato a questa diretta. E salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Un grazie a tutti. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Alla prossima.